Che vi accendo i fanali? Il secchio mi ha salvato la vita. Pezzo di fango. Te l'ammozzico. Dice che è ora di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla? Come colla. Capito. Bene, bene. Ok, pronti? Sì. Ok. Bene, stiamo vicini. Ok, cari ragazzi, è buio e dobbiamo muoverci. Vecchio, vai a dire a qualcun altro che è tutta sta confidenza. Beh, c'è un plastico del ponte, guarda un po'. Ma dire, ah guarda, voi qua volete andare? Vi facciamo vedere com'è. Apri questa porta. Anche perché sei l'unico che la può aprire. Che c'è? C'è qualcuno? Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Credi siano ancora in città? Sì, sono ancora qui attorno. Namo! Quante birre che sono fatti questi. Ragazzo. Prima vecchio, poi ragazzo. Oh, ma tu ci vedi? Ah! È questo! No, sì, serio. Complimenti, non hai fatto proprio ciò che ti ho detto. Fa sempre così, io sta cosa non la riesco a capire. Ma se io faccio il mattone, perché poi utilizza automaticamente, senza che io glielo dico, il bastone? Ma sei scemo? Merda, ci hanno individuato! Trova qualcosa per nasconderti! Checchio! Se ti levi, tanto per l'informazione, non è che c'ho chissà quante cose. Dov'è? Non si capisce. Eccolo lì! Sparato? Non so se è morto. Che vi accendo i fanali? Pip. Bravo! Dall'ammozzico! Boom! Questo è stato un bel colpo. Lo vedo! Senza vedere manco niente. Continua così e vedrai che succede. Ah sì? Beh, se vuoi me lo puoi dire tu che cosa succede. Dietro di te, Joe. Pezzo di fango. No, però così è sleale, eh. Le spalle no. Mettila e arrenditi. Tatto certo. E quanto è fesso. Giù non ci vedo niente. Continua e te ne pentirai. Figlio di puttana. Bella lì, eh. Sprechiamoli tutti. E chi sta? Bello, eh? Zero colpi, a posto. Ecco, poi, quando sono brutti quei momenti che non li riesci a vedere. Il secchio mi ha salvato la vita. Eccoti. Morto? Certo, sprecando un miliardo di munizioni. Non ho niente, io ho due colpi della rivoltella. Ma così, proprio a fortuna. Che? Giornata fiacca? Io mi metto a ridere, qua. Chissà come andrà a finire, eh? Pochissimi colpi. Harry, dammi una mano. Che bella cosa, eh? Veramente divertente. C'è roba che o vado con i fucili a pompa, o vado con il fucile da cecchino. Mo, che bel colpo. Certo, me ne è rimasto uno. Vabbè, un colpo sprecato a fin di bene, veramente. Ti levi? Che cavolo sto bambino? Harry, Ok, controlla! Lo dobbiamo tenere legato questo qui, eh? O guinzaglio. A posto! Sam, andiamo! Su, ragazzo, vai! Ci sei! Coraggio! Merda! Forza, forza! L'hanno bloccato! Harry! Vai! Ok, tiriamolo su! Abbattiamo! Mi dispiace. Andiamo! Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Vaffanculo, Harry!
Detto bene, non si fa così. Restiamo insieme. Sì, basta che ci muoviamo. Dai! Come? Vabbè, oggi la sfiga, eh? Tira fuori la testa, ti sfido! Ma quando vi posso odiare? Quanto? Vieni! Non fare stupendo, ok? Su, avanti! No, ti giuro che se mi ammazzi veramente spacco a famiglia. A posto. No, raga, voi mi dovete dire come cacchio ho fatto a mancare quel colpo. Un colpo avevo, sono riuscito a mancarlo. Mi raccomando, eh. Oh, te la spacco in testa. Sì, sì. Affan. Lo spacco. C'hai il coraggio di venire. Vabbè, con il fucile a pompa a distanza ravvicinata è uno splendore, vita facile. Ho dovuto farlo. Perché sennò qua ci moriamo, tutte e due. C'è un altro o me lo sto sognando? Comunque, tanto per l'informazione, questo è il bar, quello di Uncharted 3. E qui c'era il giornale, quello di The Last of Us, che parlava del fungo, questo parassita che ovviamente ha, come abbiamo visto finora, ha combinato tutto questo macello, e si chiama appunto, dove sta? Sullivan, uno spettacolo. Vabbè, adesso ho giocato proprio un po' a cacchio. Certo, ci sono stati dei momenti belli, ma ci sono state proprio, Ma no, corri. Spacco la testa qui, ci spacco. Cazzo! Quanti colpi hai ancora? Ci ucciderà! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Oddio! Mi terrai a galla! A lei! Non abbiamo tempo! A lei! Andiamo! Ah!